Buonasera, ben trovati amici di Telepace, ben trovati a questa serata, questa prima serata che, come vedete alle mie spalle, non può altro che parlare di donne. Questa sera è la vigilia dell'8 marzo, quindi di questa giornata dedicata alle donne. La nostra sarà una serata che parlerà di donne, ma non vorrà parlare degli aspetti negativi delle donne. È stata una scelta mia, voluta, e la confermo, visto che notiziari, giornali, insomma, notizie abbastanza crude e difficili per quanto riguarda il mondo femminile ce ne sono ogni giorno. Quindi questa sera per un'ora non parliamo di quello, ma parliamo sì di femminilità e di storie da raccontare. Non sono sola. Come sempre, ho un ospite al mio fianco che aiuterà insieme ad altri ospiti che vedremo nei contributi a portare avanti quest'ora insieme. La presento, si chiama Paola Reoli. Buonasera a tutti e grazie per avermi invitato a questa bellissima trasmissione. Con Paola parleremo di valori, parleremo di colore, parleremo della sua vita, parleremo di arte terapia, parleremo davvero di tante cose e vi racconteremo davvero tante storie. Ma questa sera ho pensato di fare un entrée nuovo, diverso, sicuramente per prima serata, con una canzone che io ho ascoltato così velocemente su internet, sul PC. Mi è piaciuta, mi ci sono rivista un attimo e quindi voglio proporvela. Si intitola Donne Coraggiose. Ed è tratta ed è un omaggio dedicato al trasparente, all'universo femminile. Il brano è il primo inedito di Marco Forconi e Valerio Simonelli, che è il frontman dei Caporali Coraggiosi, ed è stato una band che si è formata per un certo periodo nel tour Capirani Coraggiosi di Claudio Baglioni e Gianni Morandi. Ma basta, insomma, ho parlato troppo, andiamo ad ascoltare questa canzone. Donna libera e fiera, principessa e poi guerriera, sempre pronta all'arrembaggio, col carrello e il bimbo in braccio, sempre stanca e di corsa, cerchi il rossetto in quella borsa, dove tieni un po' di tutto, è il tuo mondo senza fondo. I tuoi figli che crescono, e il tuo corpo è cambiato. È il make-up che diventa il tuo grande alleato. È quel compleanno che tu hai sempre rimandato. È il tempo che passa, è quel che è stato e andato. Sei una donna, la cosa più bella che c'è. Un angelo che regala la vita. Dolce carezza lava via una ferita. E se parcheggi un attimo il cuore, aggiusti la tua anima nel retrovisore. Mentre alla radio passa una canzone, e in quel momento pensi solo a te. Te sembri un po' distante, so che sei sempre un passo avanti, forte niente ti spaventa, amica, amante, sorella. E non cambi per nessuno, tu sei solo come vuoi, ma sei sempre la parte migliore di noi. Sei una donna, la cosa più bella che c'è. Dolce carezza lava via una ferita. E se parcheggi un attimo il cuore, aggiusti la tua anima nel retrovisore. Mentre gridi una canzone alla radio, e in quel momento pensi solo a te.
coraggiose donne come te. Insomma, io un po' mi ci sono rivista, non so te Paola, ma la borsa sempre piena di un sacco di cose, non si trova mai niente, piuttosto che 100 altre immagini che abbiamo visto, beh, insomma, penso che sia abbastanza. Ed è da qui che vorrei partire questa sera, perché ascoltando questa canzone, ma magari preparando questa trasmissione, io mi sono posta la domanda: che donna sono? Che fatica c'è nell'essere donna oggi, nell'essere una professionista, una mamma, una moglie? Insomma, la società non è, non aiuta a volte, ma non tanto per le differenze di genere, quanto per i ritmi e gli impegni che vengono richiesti alle persone, quindi non solo alle donne ma anche agli uomini. Io faccio un po' fatica a dividere questa cosa. Poi è chiaro, per una donna ci sono delle problematiche diverse, il cambiamento del nostro corpo, perché con una gravidanza cambia, poi cambia ancora, poi a 50 anni cambia ancora, insomma. Però cioè, è proprio l'evolversi di essere donna che a me ha fatto un po' riflettere. E mi è piaciuta una frase che ho trovato su un giornale, non ricordo neanche chi l'ha scritta, ma mi ha fatto riflettere, perché a un certo punto, da quando sei giovane, che cerchi di rispondere a tutte le istanze, devi essere bella, devi essere intraprendente, poi la vita ti cambia, la vita ti matura e poi a un certo punto ti piace essere diversa. E questa frase diceva: assumere la propria diversità e il proprio coraggio di essere stonate è un percorso che dura una vita, e io incomincio a rendermene conto adesso. Certo. Nella nostra società gli input che vengono dati ad una donna sono tantissimi, da quando è piccola: mettiti la gonna, lava i piatti, sii libera, non portare i pesi, non fare la scema, sei una signorina. Cosa penseranno di te? Come ti vesti? Siamo bersagliate davvero da ogni tipo di messaggio, e a volte definirci è quasi definirci per contrapposizione. Invece a volte serve molto più semplice non perdere di vista quelli che sono le nostre caratteristiche fondamentali. Ne parlavamo prima di aprire questa trasmissione, che sono il bisogno di essere protette, di essere sicure, la voglia, la necessità di prendersi cura poi degli altri, la relazione. Ecco, mi ha molto piaciuto leggere questa frase, perché poi da lì sono nate 100.000 variazioni sul tema che questa sera cercheremo di raccontare. Ma veniamo a te, Paola. Tu sei un'artista, tu hai un sacco di... cioè, vivi in una vita creativa, un po' come tutti, ma tu in modo particolare. Raccontaci. Allora, io sì, sono un'artista, sono, diciamo che il mio amore per l'arte è iniziato con un grande amore per il colore, perché il colore è proprio inafferrabile, è mutevole, è affascinante, e quindi ho iniziato ad utilizzarlo, no, nella mia vita. Chiaramente lo utilizziamo tutti, perché facciamo sempre delle scelte in base al colore, anche solo quando ci vestiamo tutti i giorni, chiaramente scegliamo il colore, o anche quando mettiamo le cose nel piatto, quello che mangiamo, a volte siamo attratti dal colore, no? Però io l'ho utilizzato nella pittura, quindi l'ho fatto diventare protagonista delle mie opere, che sono tutte opere su tessuto che io realizzo, quindi sono quadri e sono astratti e sono anche opere da indossare, quindi come quella che ho questa sera, sono delle sciarpe che sono dipinte a mano e sono tutti dei pezzi unici in cui anche lì il colore è protagonista. Tu hai un sito, dai l'indirizzo. Sì, allora io ho un sito che è www.pareo.it e un altro è pareopaolareolionlinestore.com, dove si possono chiaramente acquistare i miei prodotti, e poi, oppure ho un piccolo studio a Verona, e se uno digita comunque il mio nome su internet vede l'indirizzo, il mio numero di telefono, quindi mi può contattare, oppure anche se mi segue sui social, ci sono sia su Facebook, sia come con il mio nome Paola Reoli che con pa.reo, e ci sono anche su Instagram con pa.reo, quindi insomma c'è modo di vedere quello che faccio, ecco, con facilità. E allora, oltre a questo, negli ultimi anni mi sono occupata di arte terapia.
e perché avevo una laurea in psicologia e una in belle arti, e l'arte terapia è stato proprio il trade union, certo, tra queste due cose, no? E anche lì ho fatto un progetto dal nome Colore Benessere, perché sto facendo utilizzare agli utenti il colore, glielo presento sia dal punto di vista proprio della storia del colore, della chimica, quindi l'origine dei pigmenti, la fisica del colore, e l'energia anche che ha il colore, ma soprattutto glielo faccio sperimentare, no? Quindi quando sperimentano il colore provano veramente un senso di benessere, di rilassamento, vanno a stimolare la loro creatività e sono più motivati al cambiamento. Noi sappiamo quanto la creatività sia importante nella vita, no? Per tutti, dobbiamo tutti essere creativi, non solo gli artisti, perché la vita a volte ci presenta degli ostacoli così grandi che se non abbiamo modo di vedere le cose da una prospettiva diversa e utilizzare la creatività, veramente rischiamo di rimanere bloccati, no? In una situazione che invece potrebbe essere risolta. Quindi l'arte terapia mi sta affascinando tantissimo in questi anni, perché vedo proprio che porta tutto questo benessere, ma porta anche una maggiore consapevolezza di sé, perché nel momento in cui noi ci esprimiamo in un contesto che è libero da giudizio, che è di totale accoglienza, dove non servono delle capacità artistiche per poter chiaramente praticare, noi veramente esprimiamo il nostro inconscio, quindi facciamo delle scoperte incredibili, soprattutto di chi siamo noi, perché con le parole ci possiamo raccontare tante cose, ma quando vediamo un foglio dipinto, lì veramente viene fuori la nostra realtà di quel momento, una realtà che a volte può essere anche una realtà traumatica, una realtà di dolore, ma che comunque noi riusciamo ad esternare col non verbale, e nel momento in cui la vediamo su quel foglio non è più dentro di noi, e da lì possiamo iniziare a modificarla. Quindi è molto bello, perché si creano dei gruppi, si creano anche delle bellissime relazioni, si crea una bellissima atmosfera, e quindi è stato anche, oltretutto adesso ci sono anche diversi protocolli che provano, sì, come, no? Certo, questo è vero, è verissimo. Queste attività portano proprio al rilassamento, alla diminuzione del battito cardiaco, un altro modo di respirare che rilascia lo stress, e quindi è un modo per veramente far lavorare la nostra parte destra del cervello, perché normalmente in questa società siamo abituati a utilizzare la sinistra, quindi a stare sempre nel razionale, nel logico, nel matematico, nella parola, no? Quello è proprio tutto un altro aspetto, che è, secondo me, è veramente molto importante. Tu lavori con adulti, anche con bambini? Allora, per ora ho lavorato solo con adulti, però ho intenzione di riproporre le stesse cose a un livello chiaramente più semplice, in modo che ne possano fruire anche i bambini. Adesso in particolare sto lavorando con delle donne in stato di fragilità, e devo dire che i risultati che ci sono veramente molto belli, a volte anche un po' dolorosi. Capita durante una sessione di arte terapia di poter piangere, di arrivare alle lacrime, ma sono lacrime liberatorie. Ma ci sono dei colori che raccontano uno stato d'animo piuttosto che altri? Beh, o sono più, cioè c'è qualcosa di oggettivo, o è tutto molto soggettivo, anche la percezione del colore? Allora, diciamo che i colori tendono a, chiaramente veicolano le emozioni, no? Come diceva Kandinsky, il punto di partenza, il colore e i suoi effetti sugli uomini, perché il colore ha degli effetti sugli uomini, no? Oppure un'altra frase sempre di Kandinsky, che lui ha lavorato tantissimo sul colore, è il colore il tasto, l'occhio il martelletto e l'anima il pianoforte dalle molte corde, no? Lui ha unito molto il suono al colore, no? E io lavoro tanto anche in questa direzione, e sicuramente dei colori come per esempio il rosso sono dei colori che se siamo un po' depressi li possiamo utilizzare per alzare le nostre energie, se invece siamo piuttosto stressati è bene che utilizziamo dei colori freddi, no? Come potrebbero essere il blu e il verde, quindi hanno un effetto. Poi sicuramente ci può essere anche una parte di soggettività nell'interpretazione del colore, ma diciamo che un'alta percentuale di risposta relativa a quello che l'energia del colore veramente trasmette c'è ed è provata.
Il colore che tu non puoi tollerare è il nero, quindi io suppongo, perché è la negazione. Allora, il nero è la negazione del colore, no? Nella sintesi sottrattiva, in realtà è la summa di tutti i colori, no? Al contrario della sintesi additiva. E però anche il nero, secondo me, è un colore, no? Perché lo troviamo anche in natura, nelle pietre, nella lava, ed è nel carbone, e ha un significato, perché i colori hanno anche un significato simbolico. Quindi, per esempio, il nero è legato al femminile, alla maternità. Se pensiamo al simbolo del Tao, dello Yin e dello Yang, il nero è la parte femminile e il bianco è la parte maschile. Quindi anche il nero è il suo perché, anche se io non lo utilizzo tantissimo, perché preferisco perdermi nelle mille sfumature e nei mille cromatismi possibili, che sono veramente infiniti. Tant'è vero che, insomma, c'è un pantone, no? Che ci dice quanti colori ci sono, quante sfumature ci sono. Alcune l'occhio umano non riesce neanche a classificarle. E ogni anno c'è anche un colore. Quest'anno, per esempio, è il rosa pesca, che è il colore proprio della femminilità, della grazia, della dolcezza, dell'armonia, quindi un colore che mi piace molto e che richiama proprio questo mondo di cui stiamo parlando questa sera. Molto interessante. Per questo 8 marzo torneremo a parlare d'arte e terapia con Paola sicuramente, andiamo un attimo avanti. E se voi guardate in tutte le città, io abito a Verona, per cui conosco molto bene la situazione di Verona, in tutte le città sono state organizzate sicuramente tantissime iniziative per questi giorni, per l'8 marzo, per i giorni a seguire, eccetera. A Verona una settantina più o meno, ma sono solo quelle più rilevanti, ce ne sono tantissime, veramente quest'anno l'amministrazione e le varie associazioni hanno messo in cantiere tante cose. Tra le tante attività, tra le tante iniziative, anche una che vede la collaborazione della Caritas diocesana, che quest'anno ha pensato di promuovere due eventi dedicati alle donne intitolati Le mille e una notte cerchio di lettura. Uno sarà il 9 marzo, quindi sabato, e l'altro il 16. È per lo più un laboratorio di lettura a più voci, che ci spiega meglio in questo prossimo contributo Matilde Bellomi, operatrice di Caritas. Lo ha spiegato questa mattina durante la nostra diretta a Pagine Aperte, ve ne ripropongo uno spezzone. Sì, certo, diciamo che questa iniziativa è nata un po' su stimolo di alcune donne accolte in un nostro condominio solidale che si chiama Casa Santa Elisabetta. E sono donne che hanno partecipato lo scorso anno ad un laboratorio di narrazione attraverso lo strumento del video. È stato un laboratorio che è durato quasi 10 mesi e che ha avuto come esito un documentario. E questa esperienza di narrazione, di autoriflessione, di condivisione permanente è stata molto importante, perché ha aperto degli spazi di relazione autentica tra le operatrici, le donne accolte, altre donne che venivano invitate, amiche, familiari, e ha anche permesso a queste donne che hanno vita un po' complicata e piena di oneri di riservarsi uno spazio per sé, per mettere a fuoco le proprie esigenze e anche i propri sogni per il futuro in qualche modo. Per cui alla fine di questo laboratorio è riemersa la volontà e il desiderio di continuare questa esperienza di narrazione e di renderla in qualche modo regolare e permanente. Quindi è nato questo laboratorio che si tiene ogni martedì presso il nostro condominio solidale Casa Santa Elisabetta. E quando siamo stati sollecitati dall'assessorato alle pari opportunità e alla parità di genere rispetto alla possibilità di fare una proposta per la giornata internazionale dei diritti delle donne, ci siamo dette che poteva essere interessante aprire a un pubblico più ampio questo nostro laboratorio. E abbiamo cercato un ente con cui interagire, uno spazio adeguato, e l'abbiamo trovato nel Circolo della Rosa, che è un luogo storico anche del pensiero femminile a Verona. È stato un momento interessante
Per creare una nuova alleanza con un'associazione con cui non avevamo mai lavorato e con un movimento di donne, insomma, molto stimolante. Ed è stata anche un'occasione questa nuova programmazione del laboratorio aperto per riportare l'alleanza tra gli enti di Rete Donna, che come dicevi prima è un network, diciamo, della diocesi di Verona, di enti che si occupano di supportare donne e madri che si trovano in momenti di difficoltà. In questi spazi di lettura condivisa e poi di narrazione, di condivisione, insomma, delle risonanze, no, che questi testi fanno emergere, si apre uno spazio di orizzontalità che mette tutte le partecipanti, siano donne in momenti di difficoltà, operatrici, amiche, su uno stesso piano. Ed è un piano in cui si scoprono pezzi di vita comune, a volte inattesi, cioè delle memorie condivise, anche dei bisogni, e si riesce a ricostruire una sorta di azione collettiva che va al di là poi del percorso di accompagnamento, dell'accoglienza. Si creano delle vere sinergie, anche delle relazioni molto forti che danno una spinta verso la ripresa dell'autonomia. Sono percorsi che sembrano piccoli, ma sono molto importanti, o almeno noi lo crediamo sul piano dell'empowerment delle donne. E mi è piaciuta moltissimo questa iniziativa perché coniuga una mia passione, la lettura, soprattutto ad alta voce, che è veramente interessante, la lettura con il vissuto delle persone. Un pezzo, prima ho aperto con un articolo che ho trovato di un giornale, la lettura di un romanzo, di alcune pagine ad alta voce hanno un eco diverso a seconda della persona che ascolta e del vissuto che ha, e quindi può essere arricchente. Io sono di quelle fantastiche sostenitrici dei club di lettura piuttosto che, ma trovo che questo laboratorio di lettura più voci possa essere davvero una bella risposta anche ai temi dell'inclusione, al tema della condivisione, al tema del fare rete, del fare squadra anche di fronte ad una società che a volte rete e squadra fa fatica a farlo. Un'altra esperienza che in queste giornate raccontano l'aspetto della femminilità e della bellezza e coniugano la problematicità con la bellezza è un'altra mostra che è stata organizzata, è stata inaugurata martedì scorso alla Quardens di Santa Lucia di Pescantina e che coniuga le donne dell'Afghanistan con i fiori. La mostra si intitola Afghanistan, rose sotto le spine. È allestita fino al prossimo 17 marzo, proprio nella hall della Quardens. Mi ha colpito anche questa iniziativa perché quando noi parliamo di donne e di Afghanistan pensiamo sempre alle problematiche che queste donne hanno nella loro terra, con il governo talebano, quindi alle donne in Afghanistan sappiamo tutti è vietato andare a scuola, sono costrette molte a indossare il burqa, matrimoni forzati. Insomma, ancora nel 2024 a loro non sono assicurati i diritti fondamentali, ma qui invece, in questa mostra realizzata da una fotografa francese, questo non si vede. Si vede il colore, si vede la vita, si vedono i fiori. Allora andiamo ad ascoltare questo contributo di Marina Zerman. Afghanistan, rose sotto le spine, è una mostra fotografica che racconta un lato diverso di quella che è la cultura afghana, quindi il rapporto del popolo afghano con la natura, i fiori e la bellezza, proprio per riuscire a raccontare anche un qualcosa di diverso rispetto a quanto siamo abituati a sentire in merito all'Afghanistan e appunto al suo popolo. Questa fotografa francese ha voluto proporre appunto l'abbinamento tra i personaggi, questi ritratti di bambini o di adulti con i fiori. Chi è? La fotografa si chiama Orian Zera, lavora in Afghanistan da oltre 10 anni e proprio con questo lavoro di Afghanistan, Rose sotto le spine, mira a raccontare una storia differente. Quindi non vediamo tra queste foto fotografie che magari mostrano i lati della guerra piuttosto che quello che è successo negli ultimi 40 anni, ma anzi vediamo un contributo differente rispetto all'Afghanistan e quindi apriamo anche un discorso differente rispetto a quello
che il paese non solo è, ma quanto in più può rappresentare rispetto a quello che ci è stato raccontato negli ultimi tempi. Lei è presidente di She Works for Peace, che cos'è? She Works for Peace è un'organizzazione no profit che lavora a supporto delle donne in Afghanistan. Lo fa attraverso programmi che promuovono l'istruzione di tipo tecnico, quindi la formazione, il supporto alla microimprenditoria e opportunità di partecipazione a livello locale. Quanto è importante promuovere questi progetti? Perché per le donne può fare la differenza? L'Afghanistan al momento sta vivendo un periodo abbastanza complesso. Ad oggi si stima che circa il 50% della popolazione, ovvero 20-22 milioni di persone, sopravvivano unicamente grazie all'aiuto umanitario. Quindi promuovere il ruolo della donna, promuovere soprattutto quello che è l'imprenditoria o la microimprenditoria femminile è sicuramente un punto di partenza importante per cercare di contribuire alla ricostruzione di un tessuto economico e sociale a livello locale, partendo proprio dal ruolo delle donne. Lei come donna perché va in Afghanistan ormai da 15 anni e sta per tornare in Afghanistan? Nonostante quanto magari abbiamo sentito fino ad oggi, l'Afghanistan è un paese con una cultura ricchissima e un paese con una grandissima varietà. Sono appunto 15 anni che lavoro tra l'Italia e Kabul e fino dai primissimi giorni, quando sono arrivata, ormai nel lontano 2009, è un paese dove ho lasciato e continuo a lasciare il cuore. Vedo grandissima resilienza e vedo anche una grande voglia di ricostruirsi un presente e un futuro. In che modo l'azione, l'opera delle donne potrà aiutare al futuro del loro paese? Sono sempre stata convinta che ognuno di noi abbia nel proprio piccolo la possibilità di cambiare le cose, quantomeno il pezzettino di realtà che ognuno di noi ha di fronte. Quindi credo che le donne abbiano questa possibilità proprio cominciando con il loro lavoro ed è importante quindi continuare a supportarle e continuare a creare opportunità di impiego, di formazione e appunto di partecipazione a livello locale per cominciare a vedere un presente e speriamo anche un futuro differente. Mi è piaciuta questa mostra, mi ha fatto veramente piacere fartela vedere. Bellissima, Paola. Veramente. Ve la consiglio, è velocissimo da fare, si va alla Quardens fino al 17, si può visitare e secondo me vale la pena per avere una visione differente e per farsi affascinare da questi paesi che di affascinante sembra non abbiano, ma invece hanno moltissimo. Sì, sì. E hanno moltissimi colori, suppongo. Assolutamente, no? Poi mi ha molto colpito questo desiderio proprio di vivere, la forza propulsiva della vita che attraverso anche l'amore, no, va oltre ogni difficoltà, quindi questo è molto bello da vedere, è proprio l'aver rivoltato in positivo una realtà che noi abbiamo sempre visto invece in tutt'altro modo. Brava, è stata anche una bellissima idea, questa cosa. Sì, veramente. Allora, entriamo invece sui valori. Adesso vi ho fatto vedere, abbiamo parlato della storia di Paola, ma anche di iniziative che stanno avvenendo in questi giorni in occasione dell'8 marzo. Per prepararci a questa diretta, questa sera parlavamo sì di colori con Paola, ma parlavamo poi anche di quelli che sono i valori tipici, le caratteristiche tipiche di una donna, no? Mm-hmm. Una donna porta in grembo un bimbo per 9 mesi e quindi ha già in sé la necessità della relazione, è parte di sé, fa parte della sua natura, piuttosto che della cura dell'altro, cioè sono delle cose insite, dei valori che abbiamo con cui nasciamo, giusto? Assolutamente, sì sì. Tu li hai provati e li provi? Assolutamente, io ho provato il mio essere donna prima ancora che nell'arte, proprio nell'aspetto della maternità, no? Il fatto di avere la vita dentro di sé, no? Il periodo della gestazione, la cura, no? Affinché si formi un essere umano che poi abbiamo il coraggio di donare al mondo. Quello è, secondo me, una delle manifestazioni più importanti e più grandi dell'essere donna. E poi sicuramente anche nell'essere moglie, quindi nella vita di coppia.
e anche nell'essere figlia, perché soprattutto nell'ultima parte della vita dei miei genitori ho dovuto prendermi cura di loro, ho dovuto accudirli, quindi ho dovuto utilizzare la pazienza, la sensibilità, l'empatia, tutte doti che sono molto al femminile, no? Perché siamo più noi a fare queste cose, e però è molto bello, è un onore, ma è anche un onore poterlo fare. È gratificante in alcuni aspetti, sì. È pesante in molti altri, io che poi ho pochissima pazienza, per me diventa faticoso a volte, ma sicuramente è molto gratificante la relazione, il prendersi cura, l'essere compagna di viaggio, sì, delle persone che ti vengono, sì, affidate, sì, che il mondo ti dà. Questa sicuramente è una delle nostre caratteristiche. Paola, il tuo essere un artista, il tuo essere attenta alle varie sfaccettature dell'essere, anche di fronte alle tue conoscenze che hai in ambito di arte terapia, in ambito di psicologia, ti porta ad essere più capace di relazione, ti porta a intuire di più l'altro? È una domanda che mi faccio sempre davanti a persone creative, a persone che... Allora, sì. Credo che questo sia vero, nel senso che sicuramente quando io mi relaziono con una persona cerco di entrare in sintonia, cerco di creare un'empatia, cerco di mettermi nei panni di quella persona. Quindi l'arte terapia in particolare mi ha aiutato proprio ad ascoltare, ad osservare, a essere d'aiuto con quella che è la mia esperienza, per quello che posso. Proseguiamo, cambiamo argomento, abbiamo parlato di iniziative, di sentimenti, di valori, ma la donna può essere in tantissimi aspetti e ci sono tantissimi progetti che la vedono coinvolta. Un progetto che ad oggi vi voglio far conoscere non è una novità, ma sicuramente è un progetto davvero interessante e che vede coinvolti gli uomini, le donne in un ambito che è quello dello sport, sicuramente anche lì è molto interessante vedere come ci si può condividere, come si può essere partecipi entrambi in una realtà che non è solo sport, ma è anche inclusione e anche aiuto verso l'altro. Alberto Cristani, un collega, ci spiega che cos'è Indomita e quindi ci racconta il valore, la mission di questo progetto che coinvolge anche poi tutto il mondo di Exodus e quindi delle case Mazzi. Domani mattina, 8 marzo, saremo ospiti dell'Istituto Seghetti di Verona come centri giovanili Don Mazzi e presenteremo il progetto Indomita, lo sport al femminile. Sarà un convegno insieme ai ragazzi e alle ragazze appunto dell'Istituto Seghetti, durante il quale porteremo a conoscenza di alcune tematiche legate al mondo dello sport femminile con delle testimonial d'eccezione. Saranno con noi 6 atlete che hanno scritto pagine importanti dello sport italiano: Elisa Molina Rolo, attuale campionessa italiana di salto con l'asta, Rachele Peretti, giocatrice dell'Hellas Verona femminile, Alessandra Gagliotto, che è un'ex olimpionica di canoa, Ingrid Agostelli, anche lei ex campionessa di canoa, e poi avremo, lo leggo, Sonia Truzzi di sci nautico e Francesca Pavesi, che è la presidente del Circolo Canottieri Mantova. L'obiettivo è semplice, cercare di dare una dignità e una parità di visibilità a quello che è lo sport femminile, questa parità di cui tanto si parla ma che in realtà purtroppo ancora non esiste. Faremo tante tappe, tanti appuntamenti nelle scuole di Verona e provincia, terremo come giorno l'8, possibilmente di ogni mese, per dare un po' una continuità durante l'anno a questa data dell'8 marzo, che è importante, ma è importante che questi messaggi siano continuativi e non siano solo circoscritti in un unico giorno. Quindi Indomita, questo progetto dei centri giovanili di Don Mazzi, sarà un fil rouge che comunicherà e unirà sotto questo progetto lo sport femminile. Quindi questo è il progetto che viene presentato domani mattina all'Istituto Seghetti,
ma dicevo in apertura che sono tantissime le iniziative previste per l'8 marzo, alcune vi do qualche idea, se domani avete tempo e volete investire del tempo su queste iniziative organizzate dal Comune, ma non solo dall'amministrazione, ma da tantissime altre associazioni. Domani dalle 12.30 alle 14 in via Santa Chiara e via Zoom si parlerà di "I diritti delle donne sono in pericolo", una conferenza con un avvocato simpaticissimo e bravissimo, Gabriella De Strobel, Monica Cuomo e molte altre professioniste, ed è un convegno sui diritti delle donne promosso dall'AIAF, l'Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia. Un altro appuntamento in Biblioteca Civica, Sala Farinati, nel pomeriggio dalle 17 alle 19 in via Cappello, il viaggio per immagini, il corpo femminile e i consultori familiari nelle città delle donne, con una fotografa, Sofia Uslenghi. È un incontro intervista che presenta questo documentario, videodocumentario "Ritorno a casa". È promosso dall'US Scaligera, dall'US 9 Scaligera, dall'unità infanzia, adolescenza, famiglia e consultori distretto 1 e 2 e dopo dall'assessorato alla parità di genere. Poi ci sono anche degli incontri invece particolari la sera, dei concerti, come quello che ci sarà alle 20.30 al Teatro Camploi. È un talk concerto, mi è sembrato di sentire un rumore, il gender gap nell'industria musicale, con molti ospiti. Ma insomma, di iniziative, se andate sul sito dell'amministrazione del Comune di Verona piuttosto che delle varie associazioni, ce ne sono a bizzeffe, e non solo domani, ma nei prossimi giorni sicuramente. Quindi io mi sono domandata, vedendo tutta questa cosa e sapendo che farò fatica ad andare a qualsiasi altro appuntamento, perché domani pomeriggio invece la sera nel Salone dei Vescovi il Vescovo Monsignor Pompili incontrerà le autorità della città e quindi le varie istituzioni cittadine, e io seguirò quell'evento, quindi suppongo che non parteciperò a nessuno di questi eventi, ma mi sono domandata, ma io, Francesca, sono una che ama celebrare l'8 marzo? Lo festeggio? Allora vi dico, non tantissimo, ma non perché non credo nella necessità dei diritti delle donne, del manifestare, della parità di genere, no, non è quello. È che non trovo che sia necessario a volte avere un giorno, l'8 marzo, e basta. Cioè io ritengo che essere donna lo sono sempre, e i miei diritti, per i quali credo veramente molto forti, il diritto di essere una lavoratrice, una professionista, una giornalista felice e serena, li vivo tutti i giorni, cioè combatto tutti i giorni per questi diritti. Tu sei una che festeggia l'8 marzo? Assolutamente no, nel senso che è un modo per ricordarmi che sono donna, quindi quali sono le qualità di una donna, è un modo per ricordarmi che è importante essere se stessi, no? Perché credo che ogni donna dovrebbe cercare questo. Perché la bellezza, dovremmo coltivare la bellezza esteriore ma anche quella interiore, e soprattutto, ecco, l'arrivare ad essere se stessi, perché ognuno di noi, se è veramente fedele a se stesso, è bello, perché siamo manifestazioni. Mi piace tanto questo che dici. Eh sì, perché siamo manifestazioni del creatore, quindi ci ha pensato bene senz'altro, e quindi non c'è bisogno di emulare, ognuno ha le proprie caratteristiche, cioè chi ha più forti, più evidenti alcuni aspetti, chi altri, ma tutti abbiamo la nostra bellezza, quindi ricordarci questo, secondo me. Ricordarci che la creatività è importante e quindi è bene alimentarla sempre, e anche secondo me riscoprire la nostra sensualità, che non intendo solo la parte legata all'eros, ma la parte proprio legata ai sensi, no? Cioè io, forse perché gli anni stanno passando, mi rendo conto di quanto questa cosa sia importante, quindi risvegliare la vista, no? Che tende invece a diminuire, nel senso del vedere. Se io non avessi potuto vedere, non avrei potuto scoprire tutta la bellezza del colore, no? E la natura.
natura ci insegna, perché tutti i colori arrivano dalla natura, noi non ci inventiamo assolutamente niente, così come i suoni, no? Prima ancora della musica ci sono i suoni della natura, che sono meravigliosi, no? Se pensiamo al suono della risacca del mare, se pensiamo a un suono di un temporale, a tutte le variazioni che ha dall'inizio alla fine, se pensiamo ai suoni, ai canti degli uccelli, c'è veramente il suono del vento, no? È una meraviglia, quindi riacutizzare queste cose e anche l'olfatto, no? Perché infatti uno dei lavori che vorrò fare dopo il colore sarà proprio sulle sinestesie e quindi vorrei proprio arrivare anche a lavorare con l'olfatto, quindi risvegliare il sistema limbico, che è il nostro cervello antico, no? E quindi provare questa emozione che il profumo ci dà, che può essere il profumo di un fiore, può essere il profumo di un prato, di una foresta, del mare, ma anche i profumi delle spezie, quando siamo in cucina, no? Che li utilizziamo tutti, sono cose alla portata di tutti e che secondo me hanno bisogno di essere osservate, prese in considerazione, forse di più di quanto non lo facciamo. Quindi tutto questo è un po' legato, secondo me, ecco, la sensualità all'essere donna, anche come risveglio proprio dei sensi, che credo appunto che sia importante per tutti e soprattutto anche andando avanti con l'età. Quindi il tuo festeggiare l'8 marzo è insegnarci o comunque ricordarci che forse non è tanto il manifestare, ma è quanto essere. Sì, sì, sì. Allora, lei parlava di gusto, Paola parlava di gusto, parlava di olfatto e sicuramente il gusto e l'olfatto si trovano in cucina. Io come amante del buon mangiare, e si vede, non potevo non raccontare anche una storia di cucina, una storia di una donna che non è chef nel come si usa oggi, di questi che sembrano usciti dalle scuole più elevate e con conoscenze approfondite del mondo della cucina, ma è un autodidatta. È una ragazza giovane che però ha già provato l'esperienza non solo dell'essere chef, ma anche del far fatica ad esserlo e ha avuto un'idea interessante, davvero particolare. Lei si chiama Nicole Zorzella, il suo ristorante Antica Amelia Bistrò è una cucina particolare. C'è un unico tavolo nel suo ristorante e tutti si mangia in quel tavolo lì, ma andiamo a vedere il contributo. La mia passione non nasce, a dir la verità, ma matura, quindi l'idea iniziale non era quella di diventare chef, ma semplicemente di aprire un ristorante per poi stare in sala come cameriera, perché forse mi riusciva meglio, era più semplice per me. Quindi negli anni è maturata questa grande passione. Io sono autodidatta, non ho fatto scuole, non ho fatto corsi, realmente studiavo la notte quando tornavo a casa, mi mettevo sui libri, ho avuto la fortuna di essere affiancata ai primi anni da dei ragazzi in cucina molto validi che avevano la pazienza di insegnarmi, di spiegarmi. Magari io avevo l'idea ma non avevo il modo di renderla pratica questa cosa. Quindi è una passione veramente maturata, costruita e studiata la mia. Cos'è il progetto The Table? The Table è un nuovo format che ho deciso di... a cui ho dato 6 mesi di prova. The Table è un tavolo vero e proprio da 12 posti che ho deciso di gestire da sola. Quindi io sono la cuoca e la cameriera di The Table. Ci saranno tutte le sere 12 posti disponibili, a pranzo qualcuno di più perché ci sarà la possibilità di sedersi in altri tavolini che sono rimasti all'interno del mio locale. The Table è un esperimento sociale anche perché sto riportando le persone a mangiare tutti insieme, sedersi tutti insieme e stare insieme a tavola, cosa che non si faceva più, c'è in questi anni
il timore dell'altro, la paura della chiacchiera in più, lo sguardo sempre basso. Io lo notavo anche in sala da me, vedevo coppie che venivano a cena e stavano tutta sera col telefono in mano, quindi è un tornare a socializzare the table anche. Da cosa nasce questo progetto e come sta andando? Nasce da un mio momento di difficoltà lavorativo. Io ero in difficoltà con il personale, non riuscivo più a trovare i collaboratori giusti per il mio tipo di locale, non riuscivo a trovare ragazzi che trasmettessero la stessa passione che ho io, e quindi ho provato a fare da sola. L'unico modo di fare da sola era quello di restringere i coperti, quindi da 24 li ho portati a 12 e cerco così di fare tutto. The Table sta andando piuttosto bene, devo dire. Siamo all'inizio, è il primo mese, quindi sto prendendo le misure anch'io. Sicuramente è una cosa che muterà in questi mesi. Ho studiato 4 menù. Devo dire, sono onesta, non tutti e 4 i menù piacciono, quindi sicuramente un menù sarà destinato a cambiare. Questo l'avevo messo in conto, sono tutti piatti scelti da me, però sta funzionando bene, le persone ci sono, escono felici, escono soddisfatte. A pranzo c'è una formula diversa che si chiama Easy Lunch, ma comunque tutti insieme. Con un lavoro quasi totalizzante come quello della chef, come riuscite a bilanciare famiglia, cucina? Famiglia? Dunque, è veramente un lavoro totalizzante. Ho la fortuna di avere un marito che mi aiuta tanto, forse più a livello emotivo. Segue lui nostro figlio, ha messo me davanti a tutto, ha messo questa attività davanti a tutto, mi dà modo di poterla seguire al 100%, perché si sa, è un lavoro che inizia alle 9 della mattina e finisce a mezzanotte. Il mio bambino è cresciuto così, io quando posso, il tempo che ho libero lo dedico esclusivamente alla mia famiglia, e chiaro che poi ne viene meno di passioni, sport e altre cose, però appena posso stacco e sto con loro. Il mio bambino quando ha il giorno libero dal pranzo della scuola viene a mangiare qui, quindi al suo tavolo, ha fatto anche già un paio di the table mio figlio. Senta, spesso gli chef sono uomini. Cosa vuol dire essere chef donna in cucina? Essere chef donna in cucina è forse un po' più difficile. È un po' più difficile all'inizio, bisogna imporsi, si sa, le donne hanno un carattere diverso. Io sono sincera, non dovrei dirlo, ma forse è più un mestiere da uomini. C'è una carica di stress durante il lavoro che l'uomo gestisce meglio. È da sempre che l'uomo risolve le cose con una pacca sulla spalla, 5 minuti e poi ci si riparla. Noi donne abbiamo dei tempi e dei modi diversi, quindi una cucina di tutte donne non funzionerebbe mai. Una donna al comando deve avere le capacità di farsi rispettare, i modi giusti di trattare gli altri. I miei colleghi mi prendono in giro perché dicono che da me sì, è tutto un po', è un po' così, è sempre un po' primavera in cucina da me. Io però ho lavorato anche con donne validissime in cucina, quindi è più difficile. È un mestiere da uomini lo chef, io lo dico con sincerità. A una giovane che volesse diventare chef, appassionata di cucina, quali consigli vuole dare? Di essere umile. Per prima cosa deve essere umile, deve saper ascoltare cosa chiederà il suo titolare, avere l'umiltà di dire sempre di sì, di riconoscere l'errore, di rimediare all'errore, di rendersi il più disponibile possibile,
anche fuori orario, io trovo... Professionalmente parlando. Professionalmente parlando, sì. Trovo che sia una cosa corretta, non sopporto vedere i ragazzi che guardano l'orologio, il mio turno è finito, io stacco e sono a metà di una preparazione. Ci vuole umiltà e senso del sacrificio e nessuno nasce imparato e quindi... bisogna porsi con umiltà, è la cosa principale in una cucina. Allora, Nicole, facciamo un brindisi a tutte le donne? Certo, evviva tutte le donne! Viva le donne! A me fa ridere, mi ringrazio tantissimo Marina Zerman perché mi ha fatto questo regalo di questo contributo che è venuto benissimo. Bellissimo! Ed è un'esperienza particolare di questa ragazza, di questa mamma, Nicole Zorzella, che aveva, io lo ricordo, aveva un ristorante mm-hmm. che si chiamava Anticamelia Bistrò mm-hmm. ed è effettivamente cambiato proprio per il fatto che non trovava i camerieri. Questo è il motivo per il quale lei ha pensato di cambiare. Mi fa molto piacere che abbia sottolineato l'ultima parte, quella dell'umiltà, perché in un mondo come quello di oggi, che tutti siamo imparati, soprattutto i più giovani, ecco, avere un po' di umiltà sicuramente non può basta. Essere una caratteristica femminile, lo deve essere anche una caratteristica maschile, ma che sicuramente ci fa vivere anche meglio. Allora, volevo chiudere perché sto andando in chiusura con questa trasmissione prima dicendo una cosa, leggendo una frase del Papa che mi ha colpito, è uscita oggi. Il Papa in questo periodo è molto preoccupato come tutti per la pace nel mondo, è chiaro, i conflitti oltre a quello in Medio Oriente, in Ucraina, ci fanno paura tutte le altre situazioni di crisi che stiamo vedendo nei nostri notiziari. E proprio oggi il Papa ha detto: nel mondo lacerato dall'odio è indispensabile il ruolo delle donne. E questa cosa mi colpisce proprio perché Papa Francesco in questi ultimi anni sta raccontando questa cosa, la sta facendo entrare nel mondo della Chiesa, nel mondo Vaticano, tanto che vi invito lunedì sera verso le 18:30 nel Salone dei Vescovi in Curia a Verona verrà presentato alla presenza del Vescovo un libro che si intitola Smaschilizzare la Chiesa, che wow. il Papa ha letto e che sarà presente una delle autrici, che è una teologa, Lucia Vantini, che è una veronese tra l'altro, e quindi presenteranno questo libro, ma per la necessità che anche all'interno della Chiesa sia sempre più presente la figura della donna come donna di relazione, come donna capace di smussare gli angoli, come donna creativa, con tutte le caratteristiche che una donna ha. E questa cosa è particolarmente bella. E poi alla vigilia dell'8 marzo il Papa ha telefonato al papà di quella Giulia che è stata un po' figlia di tutti noi e che qui, di cui poi è uscito il libro proprio in questi giorni. Io ho ascoltato un'intervista veramente toccante sulla radio di questo papà, del papà di Giulia Cecchettin, che davvero colpisce. Il libro si intitola Cara Giulia e il Papa questa mattina una carezza, mi sembra, veramente interessante. A te cosa ti è parso il nostro parlare di questa sera, Paola? Beh, veramente molto bello, molto interessante, anche quest'ultimo video di questo ristorante, no, dove si crea la relazione, mi ha colpito tantissimo perché penso che sia una cosa importantissima imparare a non avere paura dell'altro e relazionarsi e vedere l'altro come un dono, perché ognuno ha qualcosa da donare, no? Grazie, molto bene, molto bene. Ringrazio davvero tutti per avermi aiutato in questa trasmissione, in questi giorni un po' convulsi, perché sono davvero tante le cose da fare, da preparare e le dirette da seguire. Quindi
Ringrazio Paola sicuramente per essere arrivata fino a CERN e per avermi aiutato in questa serata insieme. Grazie a te, Francesca. Grazie a Fabrizio, Michael ed Emanuele che al di là del muro in regia hanno permesso la trasmissione. Grazie ai miei colleghi che mi hanno aiutato, quindi Alberto Cristani per Indomita piuttosto che a Marina Zerman per i contributi, ai colleghi di questa mattina, Giacomo e Francesca per Pagine Aperte. Vi lascio con la frase di Coco Chanel che a me piace tanto e l'ho letta anche a Paola prima e piace anche a lei. La moda passa, lo stile resta, allo stesso modo la forza di una donna è eterna. Io ne sono certa. Grazie a tutti voi, buona serata e a presto.